te la leggo e la leggo ai nostri ascoltatori perché vale veramente la pena. Vai. Un giorno esisterà la fanciulla e la donna, il cui nome non significherà più soltanto un contrapposto al maschile, ma qualcosa per sé, qualcosa per cui non si penserà a completamento e confine, ma solo a vita reale, l'umanità femminile. Questo progresso trasformerà l'esperienza dell'amore, che ora è piena d'errore, la muterà dal fondo, la riplasmerà in una relazione da essere umano a essere umano, non più da maschio a femmina. E questo più umano amore somiglierà a quello che noi faticosamente prepariamo, all'amore che in questo consiste, che due solitudini si custodiscano, delimitino e salutino a vicenda. Bene, mi sembra davvero molto indicativo, esemplificativo, poi credo del programma culturale che ci vede impegnati per tentare di cambiare questa fase così difficile. Grazie ancora Anna, grazie e a risentirci, quindi alla prossima settimana, in bocca al lupo per la tua influenza. Grazie, grazie, un saluto a tutti e alla prossima settimana con i nuovi appuntamenti. Ciao. Ciao.
I can't help hearing the lies. I can't help letting them inside. These words have gotten me low and got me high. You stand and guard at my door, allowing me to be more than what they say, allowing me to be strong and live my way. You make me beautiful, believing in me. Make me beautiful and deep. My words are never left out or brushed aside. You make me feel like a star that's not a shine. You make me beautiful, believing in me. Make me beautiful and deep within. I find the best side. Bene, allora alle 10.58, qualche minuto d'anticipo, devo dire, rispetto alla tabella di marcia, ma siamo in onda con Giuliano Barbieri. Buongiorno Giuliano. Ciao Fabio, ciao a tutti gli edicolanti e non all'ascolto. Allora, anche tu sei stato colpito dall'influenza, mi sembra di capire, c'hai una vocina rauca. No, assolutamente no. L'ho avuta, ma non era un problema, era un problema più in basso, diciamo così. Stai ancora dormendo, ho capito. No. Diciamo che ero molto concentrato, diciamo così. Benissimo. Allora, Giuliano, io ti ho chiamato per due motivi. Innanzitutto per avere le ultime notizie da Modena, che è sempre così generosa di notizie, punti di riferimento e fatti concreti che riguardano gli edicolanti. E poi con te, così come ho fatto con il nostro amico Aldo Esposito di Napoli, del Sinaggi di Napoli, cominciare un po' a odorare l'aria, a capire che cosa c'è per quanto riguarda
il congresso, la scadenza congressuale, perché tra pochissime settimane cominceranno i vari appuntamenti provinciali e regionali per arrivare al congresso del Sinagi il 2 maggio. Allora, la radio ha dichiarato, diciamo così, il proprio sostegno a questo percorso, perché sarà l'occasione per discutere, e questo non soltanto nelle sedi deputate, appunto quelle istituzionali, ma anche attraverso la radio. In sostanza sosteniamo che il congresso Sinagi è un'occasione per far discutere tutta la categoria, no? Quindi un motivo in più per aprire i microfoni anche ai non iscritti o a quegli iscritti che si tengono un po' ai margini. Quindi da questo punto di vista stabiliamo poi dopo in privato un modo per coordinarci e arrivare a qualche edicolante della provincia di Modena che ha voglia di dire la sua, di dirlo in libertà, tra l'altro, perché i microfoni della radio, di Radio Rete Edicole, consentono appunto questo. Va bene, allora, detto questo, ti lascio la parola perché le cose da dire credo che siano parecchie. Vai. Allora, partiamo dall'inizio. Sì, vai. Dal discorso su Modena, le novità, eccetera. E niente, io sto lavorando molto, sto aspettando chiamate anche in questa mattinata. Sono appena rientrato in ufficio adesso e da alcuni amministratori locali e politici per avere la conferma della partecipazione al convegno incontro che abbiamo lunedì prossimo. Ho già varie adesioni, domani faremo un comunicato stampa tramite la CGL per ricordare il discorso dell'incontro. Quindi questo, diciamo, che è titolo, che titolo ha questo incontro? È quello di cui avevamo parlato. Sì, sì. Sull'importanza delle edicole nel territorio e il discorso dei servizi, quindi attuazione praticamente della legge che è uscita. La legge di riforma, sì. Esatto, esatto. Quindi adesso il titolo te lo tiro fuori che te lo leggo. No, volevo dire l'argomento, certo, non il titolo. L'argomento è quello lì di cui avevamo parlato diciamo, la volta scorsa. Perfetto. Ok, quindi lì ho già vari parlamentari che saranno presenti, un po' di tutti i partiti e vari amministratori comunali. L'idea di organizzare questo confronto com'è nata, che obiettivi ha? Come? L'idea di organizzare questo confronto come è nata e che obiettivi ha? Allora, è nata a cercare di smuovere le acque dopo la legge di la riforma, la legge sull'editoria. Scusami, sì. Ho registrato a cercare l'invito. Vabbè, innanzitutto quello, nel senso di mettere davanti, avere pubblicamente l'adesione da parte dei amministratori locali per portare a cominciare col discorso dei servizi e dei politici locali, ma anche candidati a Parlamento, per poter cominciare a avere impegni per il futuro. Ad esempio sollecitare il MISE per la convenzione discorso Stato-Regioni, e tutte queste cose, insomma, sbloccare tutto quello di buono che è uscito in giugno.